Bentrovati amici telespettatori di Caffè 24 a questa nuova puntata del diritto di tutti. Siamo nello studio legale Terzi e abbiamo qui con noi il dottor Simone Tolomio che salutiamo. Bentrovato, dottore. Bentrovati a voi, buonasera. Iniziamo subito con la prima delle due domande che abbiamo oggi. Giacomo da Portogruaro, lo scorso fine settimana, mentre mi trovavo in vacanza in Croazia, venivo tamponato da un abitante del luogo. Per fortuna conosceva l'italiano e abbiamo compilato la constatazione amichevole di sinistro. A chi devo rivolgermi per ottenere il risarcimento dei danni? Ecco Giacomo, non è insolito, soprattutto in questi tempi di frontiere aperte, di Unione Europea, recarsi all'estero in viaggio come hai fatto tu e se ci si reca con il proprio autoveicolo è possibile anche che ci siano degli incidenti, insomma sta, diciamo così, nel gioco, nella circolazione stradale. E non preoccuparti perché, insomma, la Croazia è un paese che fa parte dell'Unione Europea. E anche se vi è entrata a far parte da poco tempo, comunque prima faceva parte del sistema cosiddetto della Carta Verde, che prevedeva un accordo, diciamo così, per il risarcimento dei danni da circolazione stradale sulla base appunto della presentazione dell'esistenza di questa Carta Verde che veniva rilasciata che viene rilasciata dall'assicuratore ogni qualvolta un cittadino dei paesi che vi fa parte va ad assicurare la sua auto in genere. Ecco allora che potrai ottenere il risarcimento del danno alla tua automobile. Non sarà però facile ottenerlo come è facile per un incidente che avviene qui in Italia. Qui in Italia saresti andato dalla tua assicurazione, avresti presentato il modello di constatazione amichevole che avete sottoscritto entrambi e sulla base di quello la tua assicurazione, salvo danni eccessivamente gravi, direttamente ti avrebbe liquidato il danno subito. In questo caso la procedura è un po' più complicata. Si tratta innanzitutto di individuare qual è l'assicurazione del veicolo che ti ha tamponato. Penso che l'abbiate già scritta nel modulo di constatazione amichevole. Anche se così non fosse, non è impossibile recuperare proprio la precisa denominazione dell'assicurazione. Esiste un apposito registro in ognuno dei paesi dell'Unione Europea e di ognuno dei paesi che fanno parte del sistema della Carta Verde al quale puoi accedere e al quale puoi chiedere con la targa chiaramente del veicolo che ti ha tamponato e qual è l'assicuratore di questo veicolo. Una volta che Ma mi sai, scusi, ma questa cosa qua non la fa di solito la mia assicurazione? può anche farlo. In genere un buon agente assicurativo, un buon intermediario dovrebbe consigliarti bene. Non lo fa direttamente perché non è lei a dover liquidare il danno che hai subito. Quindi Però, sai. un consiglio te lo possono dare, ma non è così Così scontato che lo scontato. facciano, Vabbè. soprattutto mi riferisco ai casi, ad esempio, delle assicurazioni, quelle telefoniche, dove è sempre difficile entrare in contatto con un agente e ci sono dei tempi di attesa senz'altro non indifferenti. Allora, una cosa dovresti fare tu, se hai un agente che ti segue, tranquillamente affidati a lui, eventualmente, se non ottieni nessun risultato, anche un professionista. Nel senso un avvocato chiaramente. Nel caso invece questa gente non ti segua, tu voglia provare a fare da solo, accedi a questo registro, si trova tutto facilmente in internet, mandi la richiesta indicando solo la targa del veicolo che ti ha tamponato e hai il nome dell'assicurazione. Allora tu potrai chiedere i danni a questa persona, all'assicurazione in Croazia, oppure li potrai chiedere anche in Italia. In Italia l'assicurazione, poiché fa parte di un paese fa parte dell'Unione Europea, e che ha, oppure in generale che fa parte del sistema della Carta Verde, ha nominato questa assicurazione un intermediario. Questo intermediario, che in genere è a sua volta una società di assicurazione italiana, ha il compito di liquidare il danno che hai subito e pertanto è a questo intermediario, che ti consiglio chiaramente per velocità, per facilità di rapporti, di inviare la tua richiesta di risarcimento. Entro 90 giorni da quella richiesta di risarcimento, l'intermediario dovrà formularti una congrua liquidazione del danno, una proposta chiaramente di liquidazione transattiva del danno, o ti dovrà dire per quali ragioni non ritenga di liquidarti alcun danno, ma se sei stato tamponato, insomma, dovresti avere tutte le ragioni del caso. Se non ottieni nemmeno in questo caso il risarcimento del danno o una risposta che non ti liquida alcunché, hai diritto di accedere ad un particolare fondo di garanzia sempre creato all'interno di questo sistema più grande della Carta Verde per la liquidazione dei sinistri. Bene,
Giacomo, ci faccia sapere come andrà a finire. E intanto in bocca al lupo. Passiamo alla seconda domanda. Adada Negrisia dice: quasi un anno fa firmavo una proposta di adesione per far installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione, allettata dai buoni incentivi previsti dallo Stato con il quinto conto energia. Ad oggi, però, la società che doveva fornirmi l'impianto non ha ancora installato nulla. E sono scaduti i termini per beneficiare del quinto conto energia. Come devo comportarmi? Ecco, lo spieghiamo anche a beneficio dei telespettatori che cos'è il quinto conto energia, o meglio, che cos'era il quinto conto energia, perché Non esiste più. ha la sua efficacia, continua la sua efficacia, continuerà per molti anni a venire, ma non c'è più la possibilità di accedere. Non c'è più la possibilità di accedere a questi incentivi. Incentivi sul prezzo con cui il singolo produttore di energia elettrica, come poteva essere Ada qualora avesse installato il suo pannello fotovoltaico, poteva vendere la corrente al sistema generale di distribuzione della rete elettrica. Erano dei prezzi molto interessanti, cioè buoni per chi vendeva, proprio per incentivare l'installazione di questi pannelli. Proprio perché erano prezzi molto buoni, c'è stata una corsa appunto all'installazione dei pannelli fotovoltaici, perché per chi può, insomma, anche un buon modo per garantirsi l'autonomia energetica e appunto di pagare entro qualche anno il prezzo stesso dei pannelli attraverso quel sistema di incentivi. E proprio perché c'è stata questa corsa, si sono esauriti gli incentivi che ammontavano una precisa somma raggiunta la quale non è più possibile Accedervi. accedere, sì. E allora cosa può fare? C'è un'altra questione, bisogna un attimino inquadrare il contratto che Ada ha stipulato con questa società ed è un po' difficile perché si tratta appunto di una proposta di adesione. E cosa succede? Molto spesso, soprattutto le società grandi, ad esempio quelle di telecomunicazioni, quelle insomma che forniscono servizi di un certo livello o su scala piuttosto ampia, fanno firmare queste proposte di adesione. Non per questo è concluso un contratto. Di fatto, firmando quella proposta, voi proponete alla società di concludere quel contratto. Sarà poi la società a riservarsi di concluderlo effettivamente venendo a installare il pannello fotovoltaico, allacciandovi alla rete telefonica, elettrica o quant'altro, oppure a comunicarvi le ragioni, o in silenzio addirittura, per cui non vuole concludere con voi Ah, quel quindi quello contratto. che firmiamo, in questo caso Ada ha firmato, non è un contratto vero e Se si proprio. chiamava proposta di adesione non è un contratto vero e proprio, è un po' uno stratagemma, diciamo, Le inventano tutti però, eh. sì, è un po' uno stratagemma, bisogna anche dire però che l'accettazione di questa proposta che voi firmate nei confronti della società non serve che sia espressa, cioè che riceviate una lettera con cui la società vi dice in relazione a questa proposta noi l'accettiamo. Arrivasse, tanto meglio, sarebbe perfettissima dal punto di vista anche formale. Ma l'accettazione non deve seguire necessariamente la forma scritta, può essere anche per fatti concludenti, può essere che vi abbiano risposto: sì, per quella cosa verremo a installarvi fra 30 giorni. Ecco, questo significa che la volontà di dare seguito a quel contratto, di dare esecuzione a quel contratto, c'è tutta. In quel caso si può ritenere perfezionato un contratto. E perché è importante individuare se è perfezionato o meno il contratto? Perché è poi sulla base del contratto che potrà eventualmente chiedere i danni. Un inadempimento contrattuale, come quello di chi non fornisce l'impianto fotovoltaico entro i termini, produce un danno ad Ada. Non può accedere a quei costi, non può accedere a quei benefici. Questo danno può essere a lei risarcito con un'apposita domanda giudiziale eventualmente. Bisogna dire anche che questo contratto lo si può ritenere risolto dal momento in cui è scaduto il termine per accedere al beneficio del quinto conto energia. Scaduto quel termine, non ha più senso per Ada installare il suo impianto di fotovoltaico che aveva ordinato, non serve più che lo vadano a installare, anzi, se vanno a installarglielo, può anche dire no, non lo voglio più, voglio invece che mi risarciate i danni che ho patito in ragione del vostro inadempimento, che è in questo caso abbastanza palese, grossolano. Bene, grazie dottor Tolomio. Ada, spero che la risposta sia stata esauriente. Purtroppo si nascondono con le terminologie, quindi da contratto proposta
di ordine cambia sensibilmente dal punto di vista formale, e quindi Ada, se si presentano, gli dica che non ne serve più nulla, e quindi, ma anzi, vuole i danni. E con questo vi salutiamo. Se volete contattare Tortolomio, lo potete fare mandandoci una mail a redazione chiocciolacaffetv24.it oppure telefonandoci allo 0421 74674. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Caffè 24.